Continuiamo la nostra piccola riflessione che abbiamo cominciato stanotte e lo finiremo domani facendo una specie di triduo, ecco, tra stanotte, adesso e domani. Oggi abbiamo il Vangelo di Giovanni che mette un forte contrasto, praticamente mai pensato prima nella storia, ma molte volte tentato, ma mai riuscito. Comincia con Logos, con parola, che è orientata verso Dio. È una frase che si trova molte volte nei profeti, parola rivolta a. Molte volte. Solo che qui è detto nell'imperfetto, cioè si rivolgeva. Allora non è una di tante parole, ma è una parola unica. È costante, non ci sono altre. Infatti è Dio, è consustanziale a Dio, tanto che testualmente non dice che il Verbo era Dio, ma è un po' più complesso. Ed era Dio parola. Così dice. Dunque proprio fa vedere che la parola è consustanziale a Dio, è orientata a Dio ed è Dio stesso è parola. Dunque ha ragione Léon Dufour che dice che all'inizio era una conversazione, che il nostro Dio non è un solitario, ma Dio è una conversazione. Dunque ha un'esistenza veramente relazionale, perché è rivolto a, si rivolge e si parla. E poi lui accosta questo logos, questa parola, alla carne. E che cos'è la carne nella Bibbia? Non è la carne nel senso del muscolo, ma è la realtà umana, quella più vera, più reale, più esposta alla morte, cioè la condizione umana. E anche lì è interessante come lo dice nell'originale, non dice parola sia fatta carne, ma dice così, parola carne, proprio per accostare, per far vedere che gli estremi adesso si toccano, gli opposti si toccano. Dio carne divenne, si fece. Allora proprio mette in un contatto diretto, Dio, parola, progetto, disegno e la carne umana. E la carne umana è proprio questa realtà che viene descritta nel Vangelo, piange, ho sete, triste fino alla morte e muore. Dio, questa carne, divenne. E allora vuol dire che la carne umana, cioè la realtà umana più reale, proprio quella di ogni uomo, diventa la comunicazione, diventa il racconto di questa parola. Allora nessuna cosa più umana è staccata da Dio. Un bambino piange e comunica qualcosa. Noi possiamo sentire solo il bambino che piange. Ma chi crede, chi ha un occhio luminoso, un orecchio pulito, sente di più. Perché tutta la realtà umana diventa la comunicazione, diventa una rivelazione. E infatti lui nasce, come abbiamo visto stanotte, nasce in una situazione molto miserabile. Anzi, in quel luogo, dentro la casa ebraica più nascosta, più dietro, dove c'era un po' di calore perché c'erano animali e non c'era il vento perché erano proprio dietro, nasce in questa prossimità agli animali. L'uomo è spesso convinto, come sappiamo dalla storia, che siamo parenti degli animali. Ma quando Cristo, verbo non è bene, parola, nasce, come questo bambino di Betlemme,
nella prossimità degli animali, rivela uno stacco assoluto, fa vedere un dislivello assoluto, un livello così nuovo che è totalmente, radicalmente nuovo. C'è più vicinanza e più relazione, più contatto, più parentela con Dio che con gli animali. Infatti, nessuno ha mai visto Dio, né Abramo, né Giacobbe, né Mosè. Nessuno l'ha mai visto, nessun profeta lo ha visto. Giovanni, con una semplicità disarmante, dice: noi abbiamo visto. E siccome dicono gli scrivi moderni, cioè i biblisti, che il prologo è scritto dopo la prima lettera, allora è ancora più forte, perché nella prima lettera dice: noi abbiamo camminato con, lo abbiamo visto, lo abbiamo mangiato insieme, lo abbiamo toccato. Impressionante, cioè la carne umana diventa conoscenza di Dio, a modo tale che non solo l'abbiamo pensato in qualche modo filosofico, nessun filosofo greco l'ha visto Dio. Giovanni dice: noi abbiamo mangiato con Dio, noi lo abbiamo toccato, passeggiato, abbiamo parlato. Allora è forte questa novità assoluta, che la carne umana, che era sempre, sia per gli ebrei, sia per i greci, un ostacolo, no? Se uno vede Dio, muore. È Platone, cioè un disastro questa nostra carne che ci impedisce. Invece adesso una bomba. È proprio la carne che fa conoscere Dio e che fa vedere Dio. Comunica, rivela, lo rende presente. Infatti è importante che non è nato in tempio o in una stanza del re, perché l'avrebbero talmente curato e accudito e sistemato che non sarebbe così reale, immediatamente percepibile l'umanità. Invece adesso è nato in una condizione come uomo tale, come uomo, così è. Non è che è stato tutto ricamato intorno a lui. No, no, è proprio nato così com'è. E questo è importantissimo, perché sennò si nasconderebbe questa umanità, lo metterebbero subito qualcosa addosso per far vedere che è re o che è un sacerdote. Invece no, è nato proprio così, senza camuffare niente, proprio così com'è. E poi Giovanni parla di Giovanni il Battista e dice che era testimonianza della luce, alla luce. È precisa, non era lui la luce, ma dava testimonianza alla luce. Che vuol dire fare testimonianza alla luce? Farsi illuminare dalla luce, farti vedere, e se ti fa vedere vuol dire che sei nella luce. E Giovanni ha fatto questo. Lui si è fatto illuminare dalla carne del suo cugino, cioè dell'umanità che stava nella fila tra i peccatori. Ti immagini, più carne umana di così non si può pensare. Dio veniva nella carne e Giovanni si è lasciato illuminare da questa luce. E infatti Giovanni dice che parola sia attendata, e si rifà certamente a questa tenda di presenza, non nel Siracide 24, oppure Esodo 40, ancora più importante, la tenda del convegno. Allora la carne umana diventa questa tenda, questa presenza, questa dimora reale, vera, palpabile di Dio. Allora vedere la carne è come ascoltare la parola. Gli occhi e gli orecchi diventano assolutamente uniti. Si vede la carne, cioè la condizione umana abitata, non solo, vissuta, vivificata dalla vita del Figlio, e vuol dire sentire il racconto. E infatti Luca sarà proprio evangelista del racconto, che non finisce con il Vangelo,
ma continua con il corpo del Verbo che è la Chiesa. Comincia proprio così gli Atti degli Apostoli. E allora perché? Perché questa tenda è tutta trasparente della vita, della luce. La vita era la luce. E allora questa carne umana, quest'uomo, questo bambino, diventa la luce. Non è più oscurità, non è più ciò che impedisce, non è più ciò che è offuscato, ma diventa la luce. E diventa la luce e questo bambino illumina Giovanni e Giovanni rende testimonianza. Ma noi siamo molto di più. Infatti anche il più piccolo nel regno sarà più grande di Giovanni il Battista. Lui si è fatto illuminare dal bambino. Noi siamo la luce. Perché Matteo 5,14 dice, voi siete la luce. Allora, siccome noi non abbiamo tradotto la parola greca battezzare, no? Non si capisce. Siamo battezzati in Cristo Gesù. Beh, che vuol dire questo? Allora bisogna tradurre, almeno adesso, dopo 2000 anni, no? Noi siamo immersi nell'umanità di Cristo. Noi siamo immersi nella vita che è la luce. E allora diventiamo la luce. Se tu entri dentro la lampada e ti unisci alla lampada, ti unisci alla luce, diventi luce. Allora noi siamo molto di più. E infatti questa è la forza, la fede, il credere, accogliere questo mistero, significa accesso di immergersi dentro, la fede ci fa immergere dentro questa vita, dentro questa luce e diventiamo noi la luce, questa lampada della luce, come dice Salmo 18. Lui è la luce e noi siamo lampada. Cioè la nostra carne fa trasparire la vita di Dio. E allora bisogna vedere quello che abbiamo detto stanotte. Nella religione, la preghiera e ogni esercizio religioso, ogni pratica religiosa, conosciamo molto bene la sua portata. Ma con la nascita di Cristo, quando l'umanità diventa divina umanità e la carne diventa il Verbo e il Verbo e la parola diventa la carne, l'unità tra uomo e Dio è sancita, la religione non ha più che cosa fare. Ma l'esercizio di ciò che religione ci sempre in ogni generazione, da generazione in generazione, mette dentro di noi che dobbiamo fare per arrivare, è finito. Perché vedi adesso la preghiera. Facciamo solo un esempio. Cambia totalmente. Nella religione si prega perché si deve pregare, o si prega perché bisogna ottenere qualcosa, o si prega per far vedere a Dio che almeno si fa quello che Lui ha detto. Bisogna fare qualcosa. Invece adesso, che cos'è la preghiera? È la conversazione. Se noi siamo vivificati dalla parola e siamo abitati dalla parola e siamo immersi nella parola, il nostro stato più naturale qual è? Conversare, parlare con il Padre. Divenendo figlio, cosa fai? E parli. E che cosa? È quello che vivi. E perché parli? Per la comunicazione, per la conversione, per la comunione, per l'amore, per far verità. Si parla con Padre per far la verità della nostra vita. È semplicemente il racconto. La preghiera diventa un racconto della mia storia, che è la storia della luce che mi inabita, della vita che è venuta dentro. Cambia totalmente tutto. Digiuno, certo. Ma che cosa esprimerà? Lo dice il Figlio stesso. La relazione. L'ascesi, certo. Che cosa farà vedere? Come io cerco di mettere tutta la mia realtà in questa luce. Perché? Perché sarebbe un guaio se qualcosa rimane fuori. E allora, vedi, cambia totalmente ogni cosa. La fede ci accende una cosa totalmente nuova. Perché la nostra vita è Cristo. Colossesi 3. La nostra vita è Cristo. Allora, si fa davanti a noi una immagine dell'esistenza cristiana totalmente nuova. E questa è la radicale novità.
Altri fanno le cose per il dovere. Noi le facciamo perché è la nostra verità. Noi le facciamo per la nostra esuberanza, per far festa. È chiaro, quando torna figlio a casa, cosa fanno? Fanno festa. E quando si incontra è bello perché si è insieme. E allora vedi, non è separabile la conversazione con Dio con la conversazione con gli altri. Infatti la Chiesa è l'espressione di questa novità. Non si può fare da soli, non si può essere da soli in Cristo Gesù. Parlare, pregare significa parlare con i fratelli, se no la tua preghiera non vale. E se tu parli con i fratelli non è possibile che non parli con il Padre. Non è possibile. Le cose cominciano proprio a essere coordinate all'interno, non che noi li coordiniamo dall'esterno. La vita stessa si mette così.